Ciao a tutti, oggi sono qui per presentarvi una nuova extension di Chrome che si chiama Insert Learning. Vedrete che è molto interessante perché ci consente di prendere un sito web, uno qualsiasi che intendiamo assegnare ai nostri studenti e renderlo interattivo e coinvolgente mediante l'inserimento di note, mediante l'inserimento di domande, quindi focalizzate su un determinato paragrafo, mediante l'inserimento di commenti che intendiamo trasmettere ai nostri studenti. In questo modo anche il sito più complesso e più dispersivo diventa immediatamente fruibile da tutti i nostri studenti. In più, la possibilità di inserire un apparato di note o un insieme di domande consente di rendere il sito fruibile anche agli studenti di VA, agli studenti BES o agli studenti di SA che abbiano quindi delle difficoltà specifiche learning. Allora, prendiamo un sito che ci interessa modificare, rendere, diciamo, adattarlo ai nostri studenti. Possiamo quindi richiamare la nostra app semplicemente utilizzando l'icona che abbiamo nella barra degli strumenti in alto. Clicchiamo e vedrete apparire questa linguetta viola sulla sinistra. Ciò significa che in qualsiasi momento potete lavorare su questo sito. Possiamo quindi avere abbiamo tutta una serie di strumenti, abbiamo l'evidenziatore, vedete, che ci consente anche di aggiungere delle note. Proviamo, mettiamo ad esempio qui tombe, in modo da aggiungere un sinonimo che renda allo studente più semplice capire il nostro testo. Possiamo aggiungere delle note integrative, quindi dei foglietti adesivi, ad esempio, quindi anche un video che spieghi bene di che cosa stiamo parlando, quindi evidenziatore, foglietto adesivo. Ora possiamo inserire una domanda. Inseriamola in questo paragrafo. Qui abbiamo un elenco di domande già preparate, ma sono in inglese, quindi interessano poco. Quindi abbiamo una domanda aperta. Possiamo aggiungere anche delle domande a scelta multipla. Guardiamo questo paragrafo e proviamo ad aggiungerla. Scrivo la mia domanda, vedete? La creo e poi comincio a scrivere le mie opzioni. La prossima. Ed ecco fatto, ho rielaborato in diversi modi il mio sito rendendolo più interattivo, quindi maggiormente fruibile ai miei studenti. A questo punto non resta che condividerlo. Schiaccerò Assegna, vedete, ancora qui nella barra comparsa a sinistra, sceglierò le mie classi che ho precedentemente importato da Classroom e sceglierò di assegnarle tramite Classroom, tramite Microsoft Teams o tramite link da condividere. Quindi semplicemente Assegna. Seleziono la classe alla una o più classi, in verità alle quali voglio inviare il mio lavoro e potrò tranquillamente andarle a vedere a questo punto su Classroom. Comparso il lavoro che io ho assegnato tramite la mia app. Vedete, gli studenti sono stati inseriti all'interno del nostro sistema utilizzando un codice classe, come consuetudine per diversi sistemi, come Classroom, come Puzzle, come altri ancora. Quindi per arruolarsi all'interno della nostra classe sarà sufficiente che digitino questo codice. Lo studente ha una dashboard, quindi una barra qui a sinistra, simile alla nostra, che naturalmente non prevede la possibilità di inserire domande né di inserire discussioni, ma potrà lavorare in maniera guidata, quindi con i testi evidenziati, con le nostre domande e con i post-it che noi abbiamo inserito.
Oltre a condividerlo con gli studenti, noi possiamo sempre, andando in opzioni, condividerlo ad esempio con degli altri nostri colleghi, oppure visualizzarlo in anteprima, visualizzare il modo in cui sarà presentato al nostro studente. Spero che vi sia utile e che possiate utilizzarlo con successo nelle vostre classi.